Madonna, quanto cazzo è forte Udino. Dici che si riprenderà? La fenice può curare la carne, ma lo spirito deve guarire da sé. Temo che il resto dipenda da lui. Questo posto è notevole. Non sarà stato facile allestirlo. Ma perché darsi tanta pena? Il mondo non è pronto per quello che abbiamo nella nave. Se le gilde sapessero che facciamo, ne vorrebbero una parte. Bene. Allora, come Agilla? stai? Non devi sentirti in colpa. Quando l'hai portato qui, respirava a stento. Se non fosse per te, l'avremmo perso. No. Barnabas avrà anche reciso ogni singolo tendine di mio fratello. Ma ha fatto in modo che le ferite non fossero fatali. Ogni singolo tendine. What the fuck? Lasciate a me, vostra signoria. Cioè, lo ha Non so a che paralizzato praticamente. pensavo dandovi questa seccatura. Portare i viveri a un nipote ferito non è affatto una seccatura per me. Lo so, ma avete già fatto così tanto per noi, finanziando il rifugio e adesso perfino la nave. Non voglio approfittarmene. Hai rischiato la vita? E per cosa? Una ragazza che non conosci? Per quale motivo? Sei per caso impazzito? Io non esagererei. Clive! Sei sveglio, ragazzo mio. Voglio soltanto aiutare. Il mondo non si salverà da solo. È stato Sid. Tuo padre a insegnarmelo. Parli come lui. Non osare farlo di nuovo. Dimmi dei realisti. Sono spariti quasi tutti, assieme al galeone. Di sicuro a bordo c'era il re. L'Einherjar non Che salperebbe sarà sono senza. portata a Gilla allora. Clive. No. Jill non è tornata. Infatti, se la sono portata. Che intendi dire? Ha distratto il re mentre ti portavano in salvo. È tutto a posto. Jill sta bene. L'etere del suo Aecon perdura. Finché sarà così, avremo la certezza che sia viva. Se la sono portata apposta per attirare Clive. Inseguiamo il galeone nero. La classica esca. Jill sarà col re, sono sicuro. Beh, buona fortuna, perché la mia nave non si muove. Colpa del motore a mitril. Scalcia come un ciocobo selvaggio, potrebbe distruggere lo scafo. Però hai già un'idea. Beh, mi sembra ovvio. Mio padre di sicuro deve averlo previsto. Avessimo i suoi vecchi scritti. Se avessi i suoi scritti, ora saresti di sicuro sepolta sotto un mucchio di macerie. E comunque Otto non è riuscito a salvarli. Ma magari potrebbe avere qualche pagina tra le sue scorte. Speriamo che bastino. Fate il possibile per la nave. Io parlo con Otto. Nelle tue condizioni, sei impazzito! Forse. Ma il mondo non si salverà da solo. Minchium. Madonna, quante side quest. Un canto di speranza. Madonna, ma si stanno susseguendo capitoli su capitoli. Bene. Secondo Gavot.
Allora, qui possiamo craftare nuove cose. Qui ci sono nuove robe. Sa qualcosa. Allora, ci sarà sicuramente la spada che possiamo craftare nuova. Vediamo. Problemi con l'equipaggiamento o... Sì. Allora, che ti serve? Lama runica più una. Modestia a parte. Che direttamente già più una? Ah, possiamo farla, vedi, più due. Poi mi ringrazierai. Ovviamente. Qua mi serve un'altra lama runica più uno. Però io già la più 2 ce l'ho. Non c'è la più 3, non me la può fare più 3. Cintura runica. Durerà un bel po', vedrai. Mi conviene questa per così poco? No, sinceramente no. Alla prossima. Guarda che bella sta spada. Però esteticamente, a parte un paio di spade, sono fighe, eh. Le hanno fatte fighe esteticamente. Ci sono altre side quest qua, vediamo. Dov'era? Mio Lord Marchese, in vostra assenza adempirò ciascuno dei miei incarichi, garantendo tutta la protezione di cui sono capace. Chiedo soltanto che facciate lo stesso nei confronti di Sua Grazia. E noi, fino a qua, ci siamo. Allora, io direi di fare un altro salvataggio a parte, così. Così evitiamo problemi. Tutte queste side quest, ovviamente domani mi passo finalmente il tempo. Ah, che bello. Me le faccio tutte per conto mio. Mi passo decisamente il tempo. Tanto tra un po' stacco, perché tanto tra un po' stacco che ho anche sonno. Allora, ci sono altre cacce addirittura? Quante ne sono spuntate? Altre due. Vabbè. E qui ci sono altre side quest, mi sa, allora. Dai un'occhiata. Allora, qua ce n'è una. Qua ce n'è una. E qua ce ne sono addirittura quattro. Ah, sì, sono quelle che... Sono quelle che abbiamo appena visto. Ciao, allora. Ok, va bene. Se tu sei qui, dove diavolo sono tutti gli altri? Non dirmi che... Stanno bene. È una lunga storia. Ecco, almeno gliela racconta a parte. Non conoscete proprio le mezze misure, eh? Almeno sono ancora tutti in piedi. Ora... Riguardo a questi scritti, mi spiace dirlo, Clive, ma se li avessi, ora saresti... Sotto a delle macerie, lo so. Però, alla fine siamo riusciti a recuperare qualche frammento dalle rovine. Li abbiamo utilizzati per mettere in piedi questo posto. Gli oggetti più personali li abbiamo dati agli eredi. E nel caso di Sid, si tratta di Mid. Andrò al laboratorio. Quindi ce l'aveva sotto il naso praticamente e non li ha visti? Cioè gli hanno dato tutte cose a lei e lei praticamente non li ha visti? No, invece io facendo i salvataggi a parte ho molto più ordine mentale. Perché so cosa ho fatto, quando l'ho fatto e quindi se devo ricaricare so dove posso ricaricare nel punto esatto. Questo l'ho imparato da quando ho giocato a Kingdom Hearts 2 per salvarmi la boss fight con Sephiroth, che era troppo bello. Sembra venire dal diario di Sid. E
sembra proprio che Mid l'abbia già letto. Continuo a cercare. Perché poi era un peccato quando si facevano delle boss fight particolari. Ora, qui in teoria non dovrebbe succedere questa cosa, perché con la modalità arcade dovrei avere praticamente tutte le boss fight a parte e le potrei fare tutte le volte che voglio. Però... cosa abbiamo qui? No, le pipe di Sid. Non credo che a Mid serviranno. Invece magari con la pipa prende ispirazione, fuma. Mi ricordo di questa nel solario di Sid. Forse era di Mid. Sentite il rumore di un foglio? Ma dentro c'è qualcosa. Un indovinello. Midadol. So che ti piacciono gli indovinelli, quindi penso che apprezzerai questo. Tra tutte le mie invenzioni è la migliore. Quindi, volendo testarne il valore, ho ricordato il tuo lavoro, mia cara figlia. E ora lì riposa come una triglia. Dovrò lavorare sull'ultima rima. In bocca al lupo. Cosa lì come una triglia? Quindi la devo pescare? La migliore invenzione. Interessante. Sid ha nascosto qualcosa nell'opera prima di Mid. Ma cosa? Forse Otto saprà. Nulla. Forse. Hai idea di cosa sia l'opera prima di Mid? Opera? Mid è stonata come una Banshee. O intendi l'Orchestrion? Non aveva nemmeno 11 o 12 anni quando assemblò quell'aggeggio. Ah, quindi l'ha fatto lei? O scioccati. Suo padre poi... ah, quant'era fiero di quella piccola peste. Ma cosa c'entra ora quell'arnese? Forse Sid ci ha nascosto dentro qualcosa. Non mi stupisce. Quei due le cacce al tesoro nascondevano metà delle cose presenti al rifugio. Ah, quindi c'è qualcosa nell'Orchestrion? Fare il nostro dovere quando le colline... anzi, l'Orchestrion. Chi è quella? Levatevi, bambini. Nemmeno io. Cosa non avete rotto? Niente, chi ha rotto cosa? Non l'abbiamo rotto noi, l'Orchestrion. Cos'è che non funziona? È rotto. Tranne quando non lo è. Vedi? E voi non c'entrate niente, giusto? No, niente. Noi volevamo solo ascoltare tutte le canzoni. Allora abbiamo premuto tutti i tasti. Sì, così. Visto? Ah, e come? Forza, spostatevi. Gli do un colpo di spada, lo taglia in due. C'è qualcosa qui negli ingranaggi. Ma l'hai rotto? Vuoi aggiustarlo? No, cioè, sì. Ecco, vediamo un po'. L'hai aggiustato! Sid l'ha aggiustato! L'ha più che aggiustato! Sì, altra musica! Ah, mai sentita prima questa? È partita quando ho tolto questo. Chissà cos'è.
Non ne ho idea. Posso dirti che è importante, però. Sid, mostrandomelo, mi disse così. Lo chiamò la sostanza di cui son fatti i sogni. Addirittura. Speriamo sia la sostanza di cui son fatte le navi. Sì, esatto. Vediamo se possiamo avverare qualche sogno. Ma non so neanche, non so neanche cosa possa sembrare, sinceramente. Perché non sembra manco una molla. Che cazzo, boh. Una bobina, cos'è? Proprio i due che cercavo. Ah sì? Perso un paziente? A dire il vero, sì. Il principe se n'è andato. Oh merda. Se n'è andato. Come se n'è andato? O meglio, si è alzato e si è allontanato sulle sue gambe. Sì, andato. Ha avuto la decenza di lasciare un messaggio a Obolus prima di requisire una delle sue scialuppe. Dobbiamo inseguirlo? No. Non siamo le sue guardie. È libero di fare quello che vuole. Però... conveniva farlo dal letto. Non è ancora guarito del tutto. Come te, d'altra parte. Otto mi ha detto del Counter. Che problema hanno i principi con l'idea di prendersi del riposo? Te lo dico quando torno. Però ci vorrà un po'. Ma cerca almeno di riguardarti. Se non funziona, cerca di sopravvivere. Perdo qui. Ultimo pezzo. Si allontana. C'è una nuova missione con il più, però. Questa è importante. Questa dobbiamo farla. Perché aggiunge meccaniche nuove. Questa purtroppo sa da fa. Ah, è il fabbro ancora? Blackthorn mi ha detto che l'hai aiutato di nuovo. Grazie. A proposito, ecco. A dire il vero sono un po' preoccupato per lui. E vuoi un consiglio? Ho paura di sì. La cosa è bizzarra stavolta, ma ho salvato un nobile mentre ero in missione e per ringraziarmi mi ha dato un anello molto vistoso. Io ovviamente l'ho mostrato a Blackthorn credendo gli sarebbe piaciuto e invece è impallidito ed è rimasto zitto come uno jaguaro. Per quanto mi sforzi, proprio non capisco cosa possa averlo sconvolto a tal punto. E dato che Blackthorn con te tende ad aprirsi, ho pensato che magari... Ci avrei parlato io? Beh, in effetti non ha senso lasciarlo nel suo brodo. Quindi migliora ancora. Grazie, le produzioni 8 adesso. Cioè 8, sì. Blackthorn, volevo dire. Bene, ci vediamo alla forgia allora. Passa pure quando sei pronto. Queste sono utilissimi da fare, perché così Blackthorn diventa ancora più forte e crea robe ancora più fighe. Dai che mi crea l'ultima weapon. Che mi crea la mia bella ultima weapon. Tutta bella, scintillante. Oddio, là c'è un'altra missione? Ah, quello sarebbe sicuramente per potenziare... Quello servirà per potenziare le cure. Perché nella serra. E lì solitamente ci sono le missioni che ti potenziano... Che ti potenziano le pozioni. O che ti ampliano la borsa. Dove poter tenere più pozioni. Sid. Vagamente. Temo di sì. Le barbe di... Forse questo terreno non è... Tuttavia. Non vedo l'ora di... Vabbè, questi possiamo Voglio skippare. Le barbe di Morgan. Ai, Marlboro. Oddio. Lo so. I Marlboro hanno un temperamento assai irascibile. Pare che quest'indole sia alimentata. Credo che innestando un viticcio di Marlboro su una barba di Morgan, i corroboranti nutrienti dell'appendice... È un'idea, ti assicuro, dalle solide basi scientifiche.
Proprio così. Quanto al Marlboro, temo che qualsiasi non basti. Ma, anzi... Ecco, sulla bacheca di caccia. Sulla bacheca di caccia è apparsa una richiesta in... Guarda un po'. Beh, non intendo trattenerti, so che hai molto da fare. Quindi questo è collegato alla caccia, va bene. E allora lo farò poi successivamente, non lo faccio adesso. Tanto le cacce poi le devo registrare a parte, quindi va bene così. Va bene, allora a sto punto io direi che faccio questa missione del fabbro e poi dopodiché stacco. Così poi domani mi faccio tutte queste side quest, compresa la caccia, compresa le cacce, anzi. E poi così poi posso continuare direttamente la storia. Che è meglio. Che è meglio. Per la miseria, Clive. Non di nuovo. Non hai di meglio da fare con il tuo tempo. Devo ancora capirlo. August dice che ti ha mostrato un anello e che vederlo ti ha chiaramente turbato. Avanti, dai. Tenerlo per te non sarà utile a nessuno. Se non è per l'anello, ma per qualcosa che ho detto... Era per l'anello. Contento? Ha rievocato brutti ricordi. Tutto qui. Oh. Ricordi di cosa? Abbiamo tutti qualche scheletro nell'armadio. E a volte invece no. È così. Non fare così. Va bene. Se poi vi levate di torno... L'anello che mi hai mostrato è opera di Zoltan. Studiavamo insieme, ai tempi. Non mi hai mai parlato di lui. Perché dovrei? Non lo vedo da decenni e l'ultima volta siamo quasi venuti alle mani. Ah. L'anello ha riportato tutto a galla. Ho capito che era suo non appena l'ho visto. Ed è migliorato il bastardo, più di quanto pensassi. Quell'affare è un capolavoro. Sì, era un bell'anello. Magari di un certo valore. Ma che ti importa? Mi importa perché cesellare il metallo è un incubo e non ho idea di come diavolo abbia fatto. Il fatto è che io non saprei fare niente di così dettagliato. E allora? Sei un armaiolo, non un orafo. Sono il maestro artigiano del rifugio. Non tiro a campare nella forgia di un villaggio sperduto. Le mie armature vi proteggono e con le mie spade siete letali. Per quanto mi riguarda, ogni mio colpo di martello è un colpo a favore della causa. Per questo metto anima e corpo nel mio lavoro. Perché gli spezza maledizioni meritano solo il meglio. E mi rifiuto di farmi surclassare da gente come Zoltan. Molto bene. Perché non andiamo a trovarlo? A scoprire il suo segreto? Dubito che sarà felice di vedermi. Allora per stavolta accetta di non essere il migliore. Metti da parte l'orgoglio e concentra le energie sul tuo compito. Armare ed equipaggiare gli spezza maledizioni. Non avrò nulla da ridire se continuerai a farlo. Ma se non ci riuscirai... Allora, Blackthorn, lo sai che ha ragione. E di certo non ci andrai da solo. D'accordo. Fantastico. Allora, dove pensi che sia il vecchio? Com'era? Zoltan, giusto? A Dravosd. Il mio vecchio villaggio. Dubito si sia mosso. È il capo. Dravosd, eh? Mi dice qualcosa. Non è lontano da Tabor, vero? Poco a nord dei campi di Korava. Sentito, Clive. Troviamoci a Dravosd appena puoi, d'accordo? E farò in modo che Blackthorn non ci ripensi. Buona fortuna. Ci vediamo lì. Ok, allora andiamo. No, lì ci andiamo dopo. Prima andiamo qua. C'è Discord che non funziona? Vabbè, allora. Dove dobbiamo andare? Di qua. Quindi dobbiamo uscire da qua. Ah, ma qua si ci può andare. E allora qua ci sarà qualche forziere, mi sa, eh?
No, forse è per farmi andare da quella tizia per la side quest. Ah, invece, vedi? Grazie per la zampa di cervo, signore. Qui dovrò fare poi un bel giretto. Ci saranno magari... Là forse c'è un forziere, l'ho visto, no? Un flusso di etere, esatto. E proprio a due passi da qui. Qua si può salire ancora addirittura. Vabbè, è vero che non c'è nulla di particolare da questi forzieri, però... Sono comunque materiali. Allora, devo uscire? No, dall'altro lato, da qua. Opportunità vi stanno chiamando. Chi di voi è abbandonato? Sì, ok. Ah, questo fatto della mala... della mappa... della minimappa che non c'è. Madonna, questo è un... la cosa più brutta, probabilmente. Le città libere sotto assedio. Andiamo. È vero che non ci sono... Cioè che ci sono alcune mappe che non sono grandissime, però porca puttana. La minimappa è sempre minimappa. Va bene, questi skippiamo. Tanto sono troppo più forte. Sgherro. Ok, qua invece dobbiamo andare a destra. La host di battaglia mi ricorda un po' Final Fantasy XV. Ti hanno già cacciato? No, il simpaticone non fa passare nessuno. Perché è chiuso? Ordini del capo. Nessuno entra senza il suo permesso. Ma non vi avrei fatti entrare comunque. Non mi piacete. Vi consiglio di tornare a casa. È quello che cerco di fare, imbecille. Minchia. Non sei cambiato affatto, Snotty? No. Non ci credo. Blackthorn. Da quanto tempo, Che cosa diavolo ci fai qui? Beh, doveva essere una sorpresa, ma visto che me l'hai chiesto... Sono qui per vedere Zoltan, razza di idiota. Ora facci passare. Sì, va bene. Ma... Non iniziare a litigare con il capo. Addirittura con il capo. Prometto che non colpirò io per primo. Che dici, può bastare? Vabbè, si vogliono bene, dai. Entrate. Molte grazie. Chissà se qua ci saranno altre side quest. Quindi questa è Dravosd. Non c'è molta vita, È un paese di fabbri. Da ragazzino dovevo urlare perché mi sentissero nel clangore di incudini e martelli. Clive, tu ci sai fare con le persone. Parla tu con Zoltan. Ehi, non vorrei mica tirarti indietro. Non corre buon sangue tra me e il capovillaggio. Ma se qualcuno prepara il terreno, farò la mia parte. D'accordo. Vedrò che posso fare. Ti ringrazio. Sarà alla forgia sulla collina. Era del nostro maestro. L'avrà ereditata dopo la mia partenza. Forgia sulla collina. Buona fortuna. Ne avrei bisogno. Addirittura. Minchia. Ma
se non possiamo accendere le forge, come guadagneremo da vivere? Chiudilo. Mamma. Perché papà? Più calore, cazzo! Quelle fiamme non sciolgono nemmeno il burro, figurati il ferro! Scusa per l'intrusione. Sto cercando il capo. Allora l'hai trovato. Piacere di conoscerti. Lo credo bene. I cancelli sempre chiusi, gli ho detto. Bel lavoro, Snotty. Qui non sei il benvenuto. Vattene. Prima che si metta male. Blackthorn è qui. Che cosa hai detto? Ha fatto molta strada per vederti. Ah. Sì, davvero. Sta aspettando giù ai cancelli. Allora ti consiglio di portarlo con te mentre esci. Non eravate apprendisti insieme? E anche se fosse. Cazzo! Così non va! Le fiamme di questi portatori sono davvero inutili! Se non troviamo nuovi cristalli, non riusciremo mai a far funzionare bene le forge! Sono molto occupato, come vedi. Quindi fammi il favore e vattene. Fagliela tu la fiamma. E se non riesci a trovare l'uscita, basta chiedere a Blackthorn. Quell'idiota sa esattamente dove si trova. Qui non è il benvenuto. E nemmeno tu. Va bene. Me ne vado. Ma come? Potevi contrattare il fatto di dargli un po' del tuo fuoco? Ti prego, capo, dovete fare qualcosa. Gli dici, se ti accendo la forgia, tu ci parli con Blackthorn. Fammi indovinare. Zoltan ti ha cacciato via. Yes. Come favore personale, sì. Ma se non altro non ci ha girato intorno. Non ci sarà modo di convincerlo dopo ciò che ho fatto. E di cosa si tratta? Ci serve saperlo se dobbiamo aiutarti. Perché hai tutti contro? Lasciai Dravost, Zoltan, tutte le responsabilità ereditate dal nostro maestro morente. Tutto. Ci sono due tipi di fabbri a questo mondo. Quelli come me, che lo fanno per amore dell'arte, che lavorano notte e giorno su un singolo pezzo finché non è perfetto, e quelli che lo fanno per altre ragioni. Quelli come Zoltan, dal lavoro rapido ma scadente. Quei fabbri che fanno centinaia di spade e tirano su un profitto che dividono solo con se stessi. Non c'era un solo giorno che non ci prendessimo per il collo. E a poco, la gente iniziò a schierarsi. Presto Dravost si sarebbe spaccata in due. Così me ne andai. Non eri tenuto a farlo. Zoltan era tagliato più di me per fare il capo. Il suo modo di fare dava alla gente di che cibarsi. Dravost prosperò senza di me e i miei nobili ideali tra i piedi. Finché i cristalli hanno tenuto. Senza la magia ad alimentare le fornaci, questo posto è bello che è morto. Dipende dal punto di vista, però. Ci sono altri modi per accendere il fuoco. Nelle Terre Morte ci siamo riusciti. Grazie all'ingegno di Sid, certo. Aveva previsto tutto. Sapeva che i cristalli sono il problema e non la soluzione. E ha dedicato anni a scoprire come farne a meno. Però hai capito che voglio dire. Quando c'è la volontà, un modo si trova. Quel che cerco di dire è che non è colpa tua. Non potevi aspettartelo. Non conta di chi è la colpa. Non voglio essere il più grande fabbro al mondo solo perché sono l'ultimo rimasto. Clive. Dravost non resisterà senza fornaci. Perciò, non credi che sia il momento di mostrare al mondo i mantici di Sid? Per come la vedo io, sta a te decidere. Aspetta, Blackthorn. Sid li ha creati per noi. Ci danno un vantaggio sugli altri. E tu vorresti gettarlo via. Va bene. Fallo. Questo posto era casa tua. Non l'abbandonerò al suo destino. Le creazioni di Sid non servono a prendere polvere.
Era questione di tempo prima che le condividessimo. Che questo sia un altro passo sulla strada per liberare Valistea dal gioco del effettivamente. Davos mostrerà al mondo che è possibile. Non trovi anche tu, August? Se la metti così, certo. Sembrava di sentire la voce di Sid dall'altro mondo. Grazie, Clive. Vado a prendere i progetti, allora? Li conosco a memoria, però mi servirà una mano. Non si può costruire una fornace da soli. Facci un favore, raduna chiunque sia in grado di portare uno o due mattoni. Ti va, August? D'accordo. Ho un lavoro anche per te, Clive. Trovami della pelle di salamandra. Mi serve della pelle per i mantici, solo quella resiste al calore. Fortunatamente, le salamandre... È ora di andare. Vabbè. Quindi dobbiamo andare qui. Nei campi di Corava, che sono praticamente qua accanto. Li conosco bene queste zone perché ci sono state diverse cacce che ho dovuto affrontare qua. Quindi già li conosco. Oh, lì c'è uno jaguaro. Anzi no, vabbè, quello in realtà è l'altra tipologia. Vabbè, sì che l'avrei shottato praticamente. Qua sono più scarsi i nemici. Sono a livello 33, quindi non sono così forti. Che poi io tecnicamente la pelle di salamandra già dovrei averla, perché ne ho ucciso un botto di salamandre qua. Però vabbè, è fatto giusto per... di là, è fatto giusto per la missione. Eccola lì. Siamo in fretta, d'accordo? Oh, si è spostata, fa un culo. Molto easy. Penso sia abbastanza per fare un buon mantice. E mo, torniamo indietro. Vedete, queste sono le side quest. Le side quest che da un lato apprezzo, perché comunque ti fanno combattere, ti fanno fare un qualcosa di serio. Però da un lato sono le classiche missioni: prendi l'oggetto da qui e portalo lì. Cioè, sono ancora queste side quest vecchio stampo, molto molto rudimentali, molto vecchie proprio come concept. E purtroppo non sono riusciti ancora a farne a meno di queste side quest così. A trovare la pelle? Niente di insormontabile. Così dovrebbe bastare. Bene, allora mettiamo al lavoro questi balordi. Se ognuno farà la sua parte, finiremo in un baleno. Che mi prenda un colpo! Non pensavo avrebbe funzionato! Ma è abbastanza calda! Senza nemmeno un cristallo! Lo sai cosa significa, non è vero? Certo che lo so! Dravos de Salva! Scusami per prima. Eccolo. Rimangio tutto quello che ho detto. Ah, ora te lo rimangi. Che ci hai costruito è una vera meraviglia. Hai salvato il villaggio. Dovresti ringraziare Blackthorn.
ha supervisionato la costruzione. Dagli questo, per favore. Che cos'è? Carbon fossile. Dopo che se ne andò, passai anni cercando di sfruttare al massimo le forge. E quella fu la risposta. Gettalo nel fuoco e la forgia brucerà di più e più a lungo. L'acciaio sarà tutta un'altra cosa. Il nostro segreto in cambio del tuo, mi sembra giusto. Vabbè, effettivamente sì. Ho sempre studiato, Blackthorn. Da quando sono diventato capo, ho cercato con ogni mezzo di essere all'altezza del bastardo. Ma nonostante le notti passate sull'incudine, non riuscirò mai a eguagliarlo. È un genio. Semplice. E Dravost ha bisogno di lui. È bello, ma però come si prendono in giro. Se n'è andato, però, con tutto il suo talento. Come rispetto. Bravo e libero. E poi ti chiedi perché lo odio. Dovresti dargli tu il carbon fossile. Prima dovrei perdonarlo. E questo non succederà mai. Beh, sai come si dice. Oriflam non è stata costruita in un giorno. Queste cose richiedono tempo. Specialmente se si tratta di due vecchi che da tempo si odiano. Ma l'importante è che Blackthorn abbia di nuovo quel bagliore negli occhi. E qui sicuramente avrà da fare per un bel po'. Perché non parti senza di noi? Fatelo entrare. Fino ad allora D'accordo. Per lui sarà. Ok. Quindi adesso possiamo tornare indietro. Notte. Sì, tanto sto staccando anch'io, ragazzi. Perché ho sonno anch'io. E vado a letto. Però questa la devo fare assolutamente, così sblocchiamo i nuovi progetti di Blackthorn. Signori? Sì, beh, non volevo. Tutto il villaggio si è dato da fare con tutti tranne Zoltan. Sì. Ora che ci penso. Carbon fossile, come l'hai avuto? Sorpresa. E voleva davvero che l'avessi io. È così. Ehi, sai che non potrei mai andarmene da qui, vero? Quando indossate una corazza, tu e gli non c'è onore più grande per un fabbro. Non tornerò da Zoltan strisciando per chiedere il suo perdono. E se aiuterà a salvare anche solo una vita, come hai detto che mi ha definito? Un genio? E avrebbe. Sarà meglio che mi rimetta al lavoro. Oh. È bello rivederti in forma, Blackthorn. Non so davvero come fate a sopportarmi alle volte, ma sono grato a entrambi. Ora, dove ero rimasto? Vedi il classico zunderino. Non ho il cuore di dirgli quanto siano simili. Un po' di sana competizione gli farà bene. Non hai tutti i torti. È un peccato che lui e Zoltan non si lascino tutto alle spalle. Beh, non ha senso lamentarsene ora. Blackthorn è contento, per quanto gli sia possibile. Ok. Adesso dovrebbero sbloccare i nuovi progetti con Blackthorn, quindi vediamo. Vedi, progetto per Uroboro. La cintura di Uroboro. Istruzioni per Uroboro sbloccate. Ok, andiamo a vedere i nuovi progetti. Devo questo onore. Forgio qualcosa per te. Allora, qui non c'è nulla. Eccola qua. Addirittura leggendario tipo. Vedi, col bordo giallo. Lingua di pietra, piuma, cometa e orialco. E oricalco, anzi. Allora, l'oricalco ce l'abbiamo. E poi ci vogliono due oggetti che si prendono dalle cacce. Quindi sicuramente le prossime cacce mi permetteranno di avere questo nuovo oggetto. Bene, bene, bene. Qui invece, ecco, figli di Uroboro, anche qua, vedi, perizoma macchiato? What the fuck? Com'è perizoma macchiato? Ma che vuol dire? È fiore di Molboro. Come perizoma macchiato? Scusa, chi me lo dà il perizoma macchiato? Qui invece, per il momento, ancora le spade, non ci abbiamo nulla.
No, vabbè, ma io qua sto impazzendo. Anche perizoma macchiato. Ma poi macchiato di cosa? Perizoma macchiato di che cosa? Cioè, mi sembra un po' strana questa roba. Donna, perizoma macchiato. Vabbè. Alla prossima. Però si fanno tramite le cacce, quindi dovrò fare poi le missioni con le cacce annesse. Poi invece tu cos'è che vendi di nuovo? Clive. Ma non ne ho idea, sinceramente. Su, però forza. Che leggo... Ovviamente leggo per il zona macchiato, sinceramente. Un pochettino ci resto male. Ok. Allucinante, che perizoma macchiato. Vabbè, queste le possiamo comprare adesso, un prezzo migliore. Ce li abbiamo i soldi. Ok. Boh. Non ne ho idea. Ultimo elisir, che è sta roba? Se sei KO ripristini istantaneamente tutti i PV, riempie la barra di trascendenza. Ah, anche la resurrezione praticamente. No. Torna presto, oppure no. Io non sto usando manco le pozioni, non sto usando. No, completamente. Va bene, credo che non ce ne siano altre con il più, se non quella col Molboro che devo fare tramite la caccia. Che tra l'altro lì Molboro mi darà, penso, anche il pezzo, quello che mi serve. Quindi siamo a posto così. Madonna, mi sono spuntate altre side quest, perché la prima non c'erano. Vuoi dare un'occhiata alla lista, eh? Aspetta, quante... qualcosa? Allora, qua ci sono queste quattro, qua c'è questa, resto, eh? E poi qua ce ne sono una, due, tre e quattro, cinque addirittura. Madonna mia. Ma sono spuntate tutte in una volta le side quest. Va bene, da un lato meglio. Almeno ho qualcosa da fare domani. Perché oggi mi sono fatto le altre cacce, quindi... Almeno ho qualcosa da fare. Va bene, ragazzi. Detto ciò, io domani mi farò le side quest. Penso domani mattina o domani pomeriggio, in base a quando riesco a fare qualcosa. E poi dopodiché, la sera, ci continuiamo l'avventura, ovviamente. Io per ora voglio andare avanti su Final Fantasy XVI, poi... per quanto riguarderà tutto il resto, sicuramente riprenderò tutta la programmazione come giusto che sia, ma per ora voglio andare avanti su Final Fantasy XVI, anche perché già tantissimi l'hanno finito. Io mi sto sentendo anche con gli altri, e quindi alcuni dei ragazzi con cui mi sono sentito l'hanno già finito. Quindi sono rimasto soltanto io come un pirla ancora qui fermo, per cui devo darmi una piccola accelerata. Per cui, ragazzi, io vi do la buonanotte e ci becchiamo domani. Adios.